Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta sui disturbi alimentari, dalla conoscenza alla prevenzione. Io sono Sara Fornaro, caporedattrice di Cittanuova.it. Con me ci sono oggi Marina Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, già responsabile di un ambulatorio pubblico per i disturbi del comportamento alimentare. Buonasera. C'è Paola Cianci, nutrizionista specializzata nella cura dei DCA. Buonasera. Maria Grazia Giannini, vicepresidente di Consulta Noi. E Buonasera. Chiara Andreola, giornalista, collaboratrice di Città Nuova e autrice del libro Fame d'amore. Buonasera. Perché parliamo di disturbi del comportamento alimentare? Allora, innanzitutto perché siamo nella settimana che precede il 15 marzo, che è la giornata nazionale del fiocchetto lilla, una giornata che dal 2018 è riconosciuta come la giornata dei disturbi del comportamento alimentare. Come nasce questa giornata? Nasce nel 2012 dall'esperienza di un padre che un anno prima aveva perso la figlia. Questo papà è Stefano Tavilla. La figlia si chiamava Giulia e aveva 17 anni. Aspettava di essere ricoverata per bulimia e invece non ce l'ha fatta. E il 15 marzo è stato scelto proprio perché era il compleanno di questa ragazza. Quali sono le finalità di questa giornata? La sensibilizzazione delle persone, dell'opinione pubblica, la diffusione di un'informazione corretta sugli disturbi alimentari per contrastare le notizie false e anche i pregiudizi che si possono sviluppare per chi soffre ad esempio di bulimia, di anoressia, ma anche per favorire l'incontro tra persone e tra associazioni, tra gruppi e tra famiglie. Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone più colpite dai disturbi del comportamento alimentare sono le donne. Sono colpite, è colpito il 5% della popolazione. Ogni anno ci sono 8 casi su 100.000 di bulimia, di anoressia nervosa, scusate, 12 di bulimia. E le fasce più colpite in genere sono quelle tra 18 e 24 anni, ma poi vedremo meglio. Però proviamo adesso a capire innanzitutto che cosa sono i disturbi del comportamento alimentare e a che cosa sono dovuti. Ne parliamo con Marina Morelli, come dicevo, psichiatra e psicoterapeuta, già responsabile di un ambulatorio dedicato proprio ai DCA. Cosa puoi dirci, Marina? Intanto grazie per questa serata, veramente ti ringrazio Sara e ringrazio Città Nuova perché anche molto, sei stata molto sensibile per questo argomento e quindi veramente sono grata per questo. Quest'anno forse più che mai occorre porre attenzione a questi disturbi che pare abbiano anche un incremento del 30% rispetto al passato a causa anche delle restrizioni che sono state causate dalla pandemia. Quanto dirò, comunque, spero risulti utile a quelli che stasera sono collegati con noi e speriamo che in qualche modo possano essere anche di aiuto per il riconoscimento precoce di queste forme, diciamo, patologiche che adesso vi verrò a descrivere. Intanto possiamo considerare i disturbi alimentari come anche questi, anche come un'epidemia biopsicosociale. Essi praticamente non sono altro che una molteplicità di forme psicopatologiche, che sono a volte correlate anche ad altri disturbi psichici, come delle condotte autolesive, per esempio, o a disturbi di genere, dipendenze affettive, anche disturbi da dipendenza da sostanze. Diciamo che queste, diciamo, sono le forme anche più complesse, ma adesso mi soffermerò a dirvi qualcosa delle forme più classiche dei disturbi alimentari, che in realtà poi dobbiamo considerare che prese singolarmente possono sicuramente ognuno avere una soggettività che non rientra complessivamente in un quadro unico per tutti. Per
Tra le forme più note abbiamo per esempio il disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo, che era prima considerato una patologia della prima infanzia e dell'adolescenza, in quanto più frequente nei bambini, ma adesso si è visto che può anche colpire fasce di età di alti. Diciamo di età adulta anche e anche di genere vario, sia donne che uomini. Nei bambini, in particolare, il cibo, sappiamo tutti, rappresenta la prima mediazione affettiva di reciprocità madre-bambino. Si manifesta con un'importante perdita di interesse per il cibo o di evitamento dello stesso rispetto alle sue caratteristiche sensoriali, e nell'adulto invece presenta una preoccupazione relativa ad ipotetiche conseguenze dovute al cibo. Difficile questo qua da diagnosticare, questo disturbo, perché i sintomi sono molto eterogenei e in alcuni casi si presenta anche con un'ansia associata a precedenti episodi traumatici legati, per esempio, al soffocamento o a un'intossicazione alimentare acuta. Poi abbiamo l'anoressia nervosa, che è caratterizzata anche questa, diciamo, da forme che possono riguardare sia le fasce di età adulte, come anche fasce, diciamo, adolescenziali e anche nella prima adolescenza. Qui abbiamo, diciamo, un cambiamento del comportamento del soggetto, con una tendenza a una progressiva restrizione della quantità di cibo fino al digiuno nelle forme più gravi, o condotte compensatorie come vomito per raggiungere un peso sempre più basso e una forma fisica esile. Queste persone si sottopongono spesso anche ad esercizio fisico eccessivo. E se noi le poniamo davanti a uno specchio, è classico quanto loro si vedano grasse pur essendo molto esili e gracili. È tipico anche di questa patologia il negare la malattia, cioè non volere andare nei servizi perché in realtà non si sentono assolutamente malate. E vi è un grave disagio sociale, chiaramente legato anche ad una, diciamo, ambivalenza nella propria immagine di sé, nel senso che da una parte c'è una grande, come dire, una grande senso di performance personale, anche dovuta a situazioni anche di malnutrizione che sono concomitanti, e dall'altra in effetti una riduzione anche dell'esposizione alla socialità, quindi al contatto con gli altri. In queste situazioni chiaramente noi abbiamo anche delle forme sottostanti chiaramente di bassa autostima e anche di forme depressive, insomma, anche molto importanti. La bulimia nervosa è un'altra di queste, diciamo, patologie importanti, caratterizzata da un altro tipo di disturbo che sono le abbuffate. Queste abbuffate possono essere anche, come dire, seguite da condotte compensatorie. Queste condotte compensatorie, come per esempio il vomito, sono molto importanti in questo tipo di disturbo, perché diciamo che queste persone, oltre a questo, riescono, si mettono anche, fanno, diciamo, abuso di lassativi, di diuretici, di pillole dimagranti. E sempre anche in questi casi abbiamo un grosso sforzo fisico, un esercizio sportivo che viene portato all'eccesso. Scusate. Altro disturbo è il disturbo da alimentazione incontrollata. Ecco, questo è chiamato anche binge eating disorder, comunemente in inglese, ma è caratterizzato da un approccio con il cibo ansioso, legato a un discontrollo delle emozioni, una tendenza compulsiva al diciamo, rapporto col cibo. Anche se non è la regola, ha come conseguenza il sovrappeso e nelle forme più gravi anche l'obesità. Ci sono poi anche nuove forme comunque di disturbi alimentari che sarebbe interessante trattare, ma stasera non ne abbiamo il tempo. Per cui mi interessa anche considerare a cosa sono dovute queste patologie, diciamo, dell'alimentazione.
Dobbiamo parlare chiaramente di cause di insorgenza e di fattori anche di vulnerabilità. E sono stati fatti degli studi interessanti su famiglie, su gemelli e sul DNA che hanno dimostrato quanto sia importante la componente genetica nel determinare il rischio di sviluppare questi disturbi. E si parla infatti del 50% di rischio per cause genetiche, anche se ancora non ci sono dei dati definitivi a questo proposito. Ma abbiamo anche altri fattori, come per esempio i fattori ambientali, che possono essere alcuni, diciamo, di rischio precoce, considerati tecnicamente, nel senso che possono presentarsi durante la vita intrauterina. E sono, diciamo, caratterizzati da un deficit del neurosviluppo e da complicanze poi anche perinatali, quindi dopo, diciamo, la nascita, e con, diciamo, caratterizzate queste qua anche da esiti traumatici del parto, ma anche precoce separazione poi dalle figure di accudimento. Quindi Marina, sono problemi che iniziano ancora prima della nascita. Grazie per questa prima prospettiva che ci hai dato. Torneremo ancora sull'argomento con le Ok. prossime domande e anche con le domande che le persone che ci seguono ci faranno. Ok. Si parlava di tante situazioni diverse. Marina ci ha presentato un prospetto molto variegato. E Paola Cianci, tu sei biologa nutrizionista, lavori a Siracusa e lavori anche a Roma e sei specializzata proprio nei disturbi del comportamento alimentare. Le persone che vengono da te, che ti chiedono aiuto, che storie hanno di quelle che ci puoi dire naturalmente? Allora, diciamo, nella mia esperienza lavorativa con persone affette da tale disturbo ho incontrato varie personalità con comunque storie diverse, ma tra queste storie posso incontrare sempre dei piccoli fattori che comunque le accomunano, a prescindere da quale sia il disturbo. Spesso tra di esse si incontra un fattore scatenante che più o meno forte, che comunque. Diciamo, questo è più ambito, ecco, di Marina da sottolineare la motivazione principale. Ma a prescindere da questo, comunque a livello nutrizionale si trovano spesso dei fattori comuni tra di loro. Ad esempio, a prescindere che siano anoressia, bulimia, binge eating, eccetera. Ma ci sono alcuni elementi che proprio caratterizzano i vari disturbi. Ad esempio, quello che riscontro molto di frequente è la presenza di cibi fobici. Quindi, sia che si parli di un grave Aspetta, sottopeso. che cosa si intende per cibi fobici? Cibi fobici sono dei cibi di cui si ha particolarmente timore. Ad esempio, possono essere, molto spesso sono i carboidrati, come la pasta, pane. O anche i condimenti come olio, burro o alimenti troppo processati, come ad esempio i dolci. Quindi, sia ad esempio in casi di anoressia o anche di binge eating, quando appunto spesso il peso è molto elevato rispetto alla norma, si hanno questi cibi di cui si ha molto timore. E la differenza tra i vari disturbi è che ognuno, diciamo, ha un approccio diverso nei confronti. Ad esempio, nei casi di anoressia si vede un totale allontanamento, mentre nell'opposto, che sarebbe il binge eating, spesso si cerca di evitare totalmente l'approccio con questi alimenti, ma poi si cade nello sgarro, diciamo, e per poi assumerne in maniera eccessiva. Quindi comunque la presenza di determinati cibi che spesso sono comuni si trova. O, un altro fattore comune, ad esempio, è un ideale di magrezza a cui si vuole. Diciamo, l'obiettivo di magrezza a cui si vuole raggiungere, che poi spesso non si arriva mai a quell'obiettivo, ci si vede sempre un passo indietro e quindi si cerca sempre di arrivarci. E, appunto, nonostante spiegando che magari l'indice di massa corporea, che sarebbe il rapporto tra il peso e l'altezza, o comunque tutti i valori sono nella norma, si vuole sempre arrivare a questo obiettivo che poi
molto idealizzato, non si arriva mai effettivamente a qualificare effettivamente quale sia. Un altro fattore comune che trovo tra i vari pazienti che ho avuto a studio è il rapporto con la bilancia, quindi nel controllare il peso al momento della visita. Quindi sempre a prescindere dai vari disturbi che si hanno, c'è molto disagio spesso c'è molto disagio nel salire proprio sulla bilancia, nel pesarsi. Infatti un fattore che ho riscontrato molto spesso è il voler andare al bagno un momento prima di salire sulla bilancia, proprio per magari spesso mi chiedono ecco, per urinare prima di salire, per perdere quel pochino in più che c'è, oppure anche il fatto di levare qualsiasi cosa, ad esempio anche anelli, bracciali, piccoli pesi irrisori, ecco. Quindi, diciamo, ci sono varie Grazie. strutture che corrispondono tra i vari disturbi. Poi, naturalmente, ogni tipologia, ma a parte la tipologia da persona a persona è completamente diverso, ci sono insomma, storie e fattori diversi da ognuno. Però si possono riscontrare queste piccole cose che sono comuni tra i vari disturbi. Per quanto riguarda il fattore di riconoscere i vari disturbi, ecco, ci sono insomma varie, in base al disturbo che si presenta, poi ci sono delle differenze naturalmente. E dopo continueremo a parlarne. Adesso invece parliamo con Maria Grazia Giannini, vicepresidente di Consulta Noi, che è un'associazione che ne raggruppa altre, tutte attente ai disturbi del comportamento alimentare, fatte o di familiari o di ex pazienti. Ecco, cosa succede in una famiglia quando ci si trova a che fare con un disturbo del comportamento alimentare? E non so se vuoi parlarci anche della tua esperienza. Sì, allora, quando parlo di questo è una cosa che a me emoziona sempre, perché ovviamente io ho un'associazione, no? E la mia associazione fa parte di Consulta Noi. Non è che mi sono svegliata una mattina e ho deciso di aprire un'associazione. Si arriva a fare questo quando si è fatto un certo cammino, quando siamo passati per un'esperienza che ci ha segnato profondamente. Parlando della mia, io ho due figlie, tutte e due hanno avuto un disturbo alimentare, quindi insomma potete anche capire come genitore come mi posso essere sentita, no? Nel senso di dire ci picchia, ho fatto bingo, ce ne ho due e in entrambi i casi qualcosa che non va c'è. Tengo a dire, prima di continuare a parlare appunto della mia esperienza, eccetera, che ascoltando le cose giuste che hanno detto le nostre professioniste, mi tengo però a precisare che il disturbo alimentare sì, ha a che fare con il peso, con il corpo e con il cibo, ma questi elementi sono i mezzi per esprimere un dolore profondo che hanno le persone. Quindi il disturbo alimentare non è una questione di appetito o non appetito, ma è una questione legata alla psiche, legata a un dolore profondo che le persone hanno dentro, a delle fragilità che hanno, che si portano dietro. Quando un disturbo alimentare insorge in una famiglia, è come se arrivasse uno tsunami. Tutto viene sconvolto e tutti vivono in funzione di questo problema. Si va a dormire pensando a questo, ci si sveglia pensando a questo. La mia paura, ad esempio, era quella quando a un certo punto una delle mie due figlie, una è alta più o meno come me, 1,75, era arrivata a pesare 39 kg. Quindi, quando io andavo a dormire, la mia paura era speriamo domani mattina che si svegli, no? Quindi si vive davvero con il terrore che succeda qualcosa di irreparabile. Un'altra cosa terribile da affrontare per il genitore è il sentirsi inadeguato, no? Perché la natura dei genitori è di poter aiutare un figlio, no? Di poter risolvere i problemi dei figli. Il disturbo alimentare è una patologia subdola, terribile, viscida,
E se la persona che sviluppa il sintomo non è disposta a collaborare, non è disposta a farsi aiutare, il genitore può fare qualunque cosa, ma non si arriva a nulla. Nel mio caso preciso, quello che a un certo punto mi sono sentita di fare è stato quello di dire: ok, voi non volete, insomma, sentir ragioni, io ho bisogno di aiuto. Quindi nel mio caso, che poi non va, magari ovviamente non è il caso giusto per tutti, no? Perché poi per ogni situazione ci vuole la propria strada, ogni persona è diversa dall'altro e quindi avrà la sua strada precisa. Nel mio caso mi sono sentita di dire: ok, intanto io provo a dare l'esempio, vado a chiedere aiuto. E sono andata io prima di loro da un professionista per dire: non ce la faccio più, non so più come fare. Questo ha smosso le acque, ecco, nel mio caso. Però, come dicevo, è veramente un vivere con un dolore continuo. In più bisogna assolutamente fare anche i conti con il senso di colpa, con la vergogna, perché nonostante ormai, per fortuna dico io, no, siamo arrivati ai tempi in cui un attimino, ecco, già nel Treasure ci ha parlato del fatto che non è solo la famiglia la causa del disturbo alimentare, ma fino a quel punto, quando si parlava di disturbo alimentare, la colpa era della famiglia ed in particolare della mamma. Quindi io anche personalmente, perché insomma sono passati tanti anni, ma quando stavano male i miei figli, io ho dovuto fare i conti con questo senso di colpa che mi schiacciava, con la vergogna, perché il disturbo alimentare non è ora un po' meglio, però non è considerato come una vera e propria patologia, ma tempi fa era considerato un capriccio, erano ragazze che volevano magari, che ne so, assomigliare alle modelle, e invece sappiamo che è tutt'altro. Quindi i sentirsi inadeguati, il senso di colpa, la paura che succeda qualcosa, poi tutto sommato anche la rabbia, perché io ci ho pensato dopo, quando ho fatto il mio percorso, un genitore prova anche rabbia perché si è costretti a vivere un qualche cosa che non abbiamo scelto, che non vorremmo vivere. Però se vogliamo venire fuori da questo problema, tutta la famiglia si deve mettere in cammino. Grazie. Non grazie. So se ho risposto più o meno alla tua domanda. Poi sì, posso andare avanti. Sì, continueremo dopo anche ad approfondire. E innanzitutto ti ringrazio di cuore per quello che hai condiviso con noi. E continuiamo ad approfondire l'argomento con Chiara Andreola, giornalista, collabora con varie testate ed è autrice di un libro che si chiama Fame d'amore. E Chiara, tu anche, ecco, un bellissimo libro edito da Città Nuova. Tu anche hai avuto un disturbo alimentare, vuoi parlarcene? Sì, beh, intanto mi sono ritrovata in molte delle cose che sono state dette. La mia storia, come più o meno tutte le altre, testimonia il fatto che ogni storia ha sé, che ognuna ha i suoi... alle sue specifiche, e che per quanto sia possibile individuare dei tratti comuni, come infatti hanno fatto sia Marina che Paola nei loro interventi, ognuna a sé. Io ho cominciato molto banalmente con un vago desiderio di rientrare un po' nel peso forma dopo che, insomma, avevo messo su qualche chilo. La cosa sarebbe finita lì e magari non mi avrebbe neanche fatto male da questo punto di vista, se non fossero intervenuti altri, appunto, fattori scatenanti che sono andati a far precipitare una situazione per la quale evidentemente avevo già una predisposizione, anche se ancora non lo sapevo. Nella fattispecie è stato il mio trasferimento a Milano per fare la scuola di giornalismo. Mi sono trovata in una serie di difficoltà per cui il fatto di mangiare il meno possibile
perché io comunque ci tenevo ad avere la mia vita, a fare le mie cose, quindi non è che mangiassi così poco da non essere neanche in grado di alzarmi da una sedia, per dire. Ma insomma, il fatto di mangiare il meno possibile era diventato un punto d'onore, lo sfogo di tutto, perché siccome mi sembrava che tutto il resto non andasse bene, almeno quello a CP che ero brava a farlo e meglio ci riuscivo, più contenta ero. Si è quindi innescato un circolo vizioso per cui pian piano sono arrivata a pesare 38 kg. Io sono più bassa però della figlia di Maria Grazia perché sono alta 1,60 m. E a quel punto comunque qualche disturbo di salute, per quanto non grave, chiaramente c'è stato. Ho avuto a quel punto, non so, un primo confronto anche con la mia famiglia, perché anche loro chiaramente si sono mossi, come ha detto bene anche Maria Grazia. C'è stato un primo approccio con una psicoterapeuta a Milano che però non ha funzionato. Poi mi sono trasferita a Roma, dove ho trovato una psicologa con cui invece le cose sono andate meglio, anche un nutrizionista, anche se in realtà poi, diciamo, la vera soluzione è stata quella di riprendere un po' in mano la mia vita sotto tanti aspetti, da quello che era il rapporto con quello che allora era il mio fidanzato, adesso è mio marito, al rapporto con il mio lavoro, al rapporto con la mia famiglia. A quel punto, sistemati un po' di tasselli, pian piano è andato a posto anche il resto. Mentirei se dicessi che non mi viene mai nemmeno il pensiero, ad esempio, del cibo fobico, quello che ha detto prima Paola, ossia ci sono ancora dei cibi che, anche se magari li mangio lo stesso, poi, quando me li trovo davanti, ammetto che almeno il pensiero mi viene. Però, ovviamente è molto diverso dalla situazione in cui ero allora. Ecco, adesso una delle cose che mi era molto pesata all'epoca e che vivevo malissimo, specie quando mi sono sposata, era il fatto che in quelle condizioni, chiaramente non avrei potuto nemmeno avere figli, adesso ho una bimba di 3 anni, che anzi potrebbe essere che scappi dalle cure dei nonni che abitano al piano di sotto perché è capace di salire e di aprirsi la porta lei da sola. Mi salto sulle ginocchia, ma insomma se capita, sapete che è quello, ecco. Grazie Chiara. Tu hai raccontato la tua storia nel libro Fame d'amore. Ecco, se puoi parlarcene, ma anche ti chiederei, una persona che ci sta seguendo, Giuseppe Auriemma, ci chiedeva cosa possono fare i genitori se la propria figlia non vuole curarsi. Questa domanda la porrò anche agli altri, però la vorrei porre anche a te, che ti sei trovata dall'altra parte. Quindi se puoi dare una tua risposta, cioè cosa poteva servire con te in quel momento, e se puoi dirci qualcosa in più del libro. Beh, il libro è fondamentalmente la mia storia, raccontata con un piglio quanto più allegro e vivace possibile, nel senso che a darmi l'idea di scrivere è stato non solo proprio il desiderio di liberarmi proprio di questa storia, ha avuto anche un valore liberatorio, tante cose di me stessa le ho capite dopo aver scritto. E da questo punto di vista ha funzionato benissimo. Ma anche quello appunto di dare una speranza, un modo un po' più, cioè no, non disperato di affrontare la situazione, nel senso che avevo letto altri libri io, dopo la prima fase in cui appunto anch'io un po' avevo negato il problema, sono passata in un'altra fase in cui ho cercato anche di documentarmi, di capire, e mi sembrava sempre che tutti i vari resoconti di chi l'aveva passato, cioè mamma mia, se uno doveva sperare di uscirne non doveva leggere quei libri lì, altrimenti si deprimeva ancora di più. E quindi il mio intento è stato quello, sì, di dare una speranza a
anche una chiave per affrontare una possibile chiave, non mi illudo di avere la chiave chiaramente per affrontare la situazione, e anche di far conoscere a chi invece non conosce questi disturbi, perché una delle cose di cui mi sono resa conto è che in realtà non sono conosciuti, o meglio non sono conosciuti bene, si va abbastanza per luoghi comuni, cioè il disturbo alimentare è semplicemente quella che non mangia, appunto, quando invece hanno spiegato molto meglio di me prima come la realtà sia molto più sfaccettata. In quanto a consigli su cosa fare con una figlia, ora, all'epoca sicuramente non avrei apprezzato un approccio troppo, cioè diciamo troppo violento. Per esempio, non so, quando mia mamma si arrabbiava perché non mangiavo o avrebbe voluto a forza farmi intraprendere certi passi, a forza no, ma insomma, cioè, me lo faceva capire con molta veemenza, ecco, io non apprezzavo. Apprezzavo di più piuttosto l'atteggiamento di altri in famiglia, come mio fratello o il mio fidanzato, che mi mandavano quei sottili messaggi che però sapevano che io capivo, che io coglievo, e lì magari avevo il tempo di interiorizzarli meglio senza dover andare a drammatizzare la situazione o arrivare allo scontro. Quindi sì, immagino questo. Poi cioè, con questo non voglio assolutamente dire che mia mamma abbia sbagliato approccio, quando invece ci andava diretta, certe volte serve anche quello, chiaramente. Però sì, può essere utile, insomma, anche valutare i diversi approcci in questo senso, ecco. Grazie Chiara. E Marina, torniamo a te. Dei trattamenti parleremo successivamente, però noi prima stavamo parlando di come si arriva, no? a questi disturbi. Io ti chiederei anche quali persone sono più colpite, tu già ci stavi dicendo qualcosa, e se puoi anche rispondere alla domanda a cui ha già risposto Chiara dal suo punto di vista, cioè cosa possono fare i genitori se la propria figlia o anche figlio, abbiamo detto anche gli uomini sono colpiti, anche se in misura minore, non vuole curarsi. Sì, questa è una domanda veramente difficile, perché obiettivamente per ogni ragazzo, per ogni ragazza, per ogni persona che ha questo disturbo, c'è una varietà anche di interventi, no? Che in qualche modo, diciamo, vengono accomunati da un segreto, che è semplicemente quello di attendere, ma attendere con le antenne ben alzate, perché ci sono segnali di riconoscimento precoce, ma ci sono anche segnali di riconoscimento precoce della gravità del disturbo, in cui si deve agire in modo diverso. Quindi, se andiamo in una situazione lieve, io potrei dire a questo padre che obiettivamente la prima cosa da fare, come ha già detto bene Maria Grazia, cioè il genitore deve fare il primo passo, anche se questo non vuol dire che si riesca nell'intento subito, perché mi sono capitate situazioni nelle quali, per esempio, i genitori sono venuti e sono stati loro poi dopo capaci di portare la ragazza, ecco. No? E da lì è iniziato un percorso, diciamo, di avvicinamento con i vari diciamo, professionisti della cosa. È chiaro che parlare di cibo a primo incontro è molto difficile, perché è proprio l'elemento cruciale sul quale ci si può allontanare subito dalla persona. Ed è molto delicato, nel senso che da una parte il cibo è proprio l'elemento sul quale si giocherà anche la vita della persona, però ecco, attraverso le relazioni, anche con la stessa relazione che si ha col terapeuta, si può pian piano ricostruire il rapporto con gli altri professionisti, cioè un lavoro di squadra
che è imprescindibile in un disturbo così complicato. E questo lavoro di squadra non è neanche scontato, perché in realtà a volte neanche riesce, perché la squadra deve essere veramente molto attenta, molto capace di sapere cogliere le sfumature. Non so se ho risposto alla domanda, perché ci sarebbe veramente tanto su questo argomento. Magari Maria Grazia può dire qualcosa anche lei. Sì. Sì, dunque, vi ho ascoltato e ovviamente ripensavo alla mia esperienza, ma anche a quella che ci portano i genitori in continuazione in associazione, no? La cosa che viene spontanea a un genitore che ha a che fare con un figlio che ha un disturbo alimentare è comunque quello di concentrarsi sul cibo, no? Io ricordo perfettamente che quando vedevo le mie figlie che la sera o il giorno mangiavano qualcosa, andavo a dormire un po' più contenta perché mi veniva da dire, beh dai, almeno per oggi non muoiono. Questo è una cosa, no, che il genitore sente dentro. Eppure poi ho capito con il cammino che ho fatto che la cosa che assolutamente un genitore deve provare ad evitare è quello di concentrarsi proprio sul cibo, su come mangia, su quello che mangia. E bisognerebbe anche che il genitore con difficoltà, ma dovrebbe farlo, non diventare complice della malattia, cioè non assecondare, no, il sintomo. Quindi io questo non voglio mangiarlo, l'altro voglio mangiarlo. Cioè in famiglia esiste questa cosa, si va a tavola e è questo. Non bisogna oppure comprare il cibo, non comprare il cibo. Cioè evitare appunto di assecondare la malattia, questo sarebbe importante. Chiaramente è difficile, no? E anche per questo che c'è necessità, cioè senza l'aiuto dei professionisti da un disturbo alimentare non si esce. La mia convinzione era quella all'inizio di dire ma come? Io sono la mamma, ma chi le conosce meglio di me, no? Quello che posso fare io, nessun altro può farlo. Invece proprio perché c'è queste, ci sono questi grossi legami, questi legami che creano alle volte delle difficoltà per tirar fuori delle cose, che c'è necessità di una persona, diciamo così, esterna che si metta dentro a questo problema e faccia capire come uscirne. Perfetto, grazie. Marina, ti porrei una domanda che poi girerei anche a Paola di Stefania. Come si fa a combattere contro le ossessioni del controllo del peso, del controllo continuo dell'alimentazione, evitare appunto i cibi fobici, non condire cibi, non mangiare alimenti e così via, alimenti con i grassi, scusate, e l'attività fisica eccessiva per non accumulare peso, avere un fisico perfetto. Ecco, non abbiamo ricette, dopo parleremo anche dell'approccio necessario a questi disturbi, però volendo dare qualche consiglio, cosa diresti? E dovresti riattivare il microfono. Non so se la persona che fa la domanda è una persona che ha il disturbo o è un familiare. Ecco, in ogni caso, le cose che dice sono sicuramente tutti gli elementi che compongono appunto il disturbo, e che quindi praticamente sono il focus su cui bisognerà lavorare. Lavorare sulle ossessioni è un lavoro lungo, un lavoro di psicoterapico. È un lavoro che comprende la singola persona, un lavoro che comprende il nucleo familiare, che comprende anche una relazione, soprattutto una relazione che deve avere uno sfondo importante. Lo psicoterapeuta, si fa carico profondamente del vissuto della persona che ha davanti, e a quel punto deve riuscire in qualche modo a, come dire, disinnescare questi sintomi, ma ci vuole tempo, ci vuuole molto tempo, ma pian piano si può arrivare. Marina, scusami se ti interrompo, sono delle madri che chiedono questa cosa. Ah, ecco. Sì, questo è appunto, la risposta è proprio questa, cioè. E io capisco anche la difficoltà di arrivare ad approdare alla persona giusta, che non vuol dire che la persona giusta è una ed una sola, eh?
significa che possono essere tante le persone giuste, solo che bisogna arrivarci, perché purtroppo a livello, diciamo, complessivo, i servizi da nord a sud non sono un po', completi a macchia di leopardo. Ci sono delle linee guida che bisogna seguire in questo ambito e quindi bisogna andare verso, come dire, servizi, soprattutto servizi pubblici, se possibile, perché i privati sono molto costosi, in qualche modo che abbiano appunto gli elementi giusti per poter seguire tutti gli aspetti, perché tutti questi aspetti di questa persona vanno ricomposti. È come una frattura. Una persona che si è frantumata in tanti pezzi, bisogna piano piano ricomporli. Ci vuole del tempo, ma il tempo diciamo, può dare risultati. Per darvi anche, per incoraggiarvi, vi dico anche una cosa interessante, anche se appunto parte da una situazione di ospedalizzazione o di, come dire, di residenzialità, quindi di ricovero presso una residenza. È stato fatto uno studio in America che è durato 15 anni, uno studio di follow-up dell'Associazione Psicologica Americana, che diciamo su adolescenti che sono state ospedalizzate per anoressia nervosa, ha dimostrato che il tempo di recupero è molto lungo. Che va e va dai 57 mesi ai 79 mesi, cioè da circa 6 anni a circa 10 anni dopo il ricovero. Quindi, questo che significa? Significa che tante volte ci si pone degli obiettivi molto, 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 come dire, ravvicinati nel tempo, pensando quindi che queste cose non cambiano subito, non cambieranno mai. Si è visto che questo un po' dà, come dire, una dimensione, anche se lunga nel tempo, ma una dimensione di speranza, perché in realtà chi ha ricevuto poi un trattamento intensivo non muore intanto e in alcune situazioni può anche migliorare la qualità di vita e un ristabilimento. Diciamo in qualche modo, non dico una normalizzazione, perché anche qui dobbiamo dire che in realtà si parla di qualità di vita, non parliamo strettamente di guarigione. Le guarigioni possono avvenire quando vi è un riconoscimento molto precoce del disturbo e soprattutto, diciamo, il soggetto, diciamo, non è in una fase, diciamo, avanzata dei sintomi. Quindi lì è facile che in poco tempo, in breve tempo, si possa arrivare a recuperare tutto. Quindi bisogna anche valutare attentamente, tante variabili e queste non le può fare chiunque perché ci vuole persona dedicata, ecco, o personale dedicato, non Noi persona, prima di personale dedicato. arrivare al trattamento, diciamo che affronteremo nel prossimo giro di domande, vorrei porre la domanda che prima ho posto a te, Marina, anche a Paola, e cioè come si fa a combattere contro le ossessioni del controllo del peso, dell'alimentazione, l'evitare cibi fobici, non condire il cibo e praticare un'attività fisica eccessiva per avere un fisico perfetto. Aggiungerei un'altra domanda, cioè quali sono i segnali che fanno individuare un disagio, che può, dei segnali precoci se ci sono, per collegarci anche a quello che ha detto Marina, no? Che ha detto che l'intervento precoce è importante. Ecco, quali sono i segnali e come si può intervenire quando si captano quei segnali? Ok, allora innanzitutto in riferimento alle fobie di cui parlavamo prima, quindi cibi fobici, eccetera, secondo me, diciamo, la modalità migliore per non avere più paura di un qualcosa è conoscerla. Quindi, appunto, fare degli interventi di educazione nutrizionale. Quindi proprio andare a capire effettivamente quei nutrienti, che scopo hanno nel proprio corpo e come agiscono. Quindi, ok, hai paura dei carboidrati? Andiamo a lavorare sui carboidrati. Cosa sono? Che compito svolgono nel corpo, eccetera. Stessa cosa con i grassi e altro. Quindi, diciamo, andare proprio a spiegare per bene il compito che hanno e la funzione per cui dobbiamo ingerirli. E inoltre è anche molto utile avere anche un contatto diretto con questi alimenti.
Quindi, ad esempio, preparare dei dolci o insomma un qualsiasi prodotto che poi venga consumato magari in convivialità può essere utile nel momento approcciarsi proprio con questi alimenti. Anche se all'inizio magari non vengono consumati perché si possono avere ancora dei timori nei confronti di questi cibi, però già solo approcciarsi a mano, anche a livello proprio manuale, è molto utile. Poi nel tempo ci si avvicina sempre di più e insomma può essere utile per far passare, magari non del tutto, ma ecco, avvicinarsi di più a questi alimenti che sono considerati fobici. Inoltre, un altro metodo che viene spesso utilizzato per avvicinarsi di più a questi alimenti è vedere il cibo come se fosse una terapia. Quindi, come ad esempio, si ha una determinata patologia e serve una terapia medicinale per curarla, stessa cosa per questi disturbi. Quindi, si ha un tale disturbo alimentare e il cibo è visto come una terapia per curare questo disturbo. Quindi, diciamo, anche il fatto di dissociare un po' questa situazione può essere utile. Poi, appunto, ogni approccio dipende da persona a persona e, diciamo, si studia al momento quale possa essere più efficace. Inoltre, è molto utile come strumento anche la bioimpedenziometria, che è uno strumento che usiamo noi nutrizionisti che permette di valutare la composizione corporea. Quindi, andando a fare questo esame nel tempo, che permette di valutare proprio come è composto il corpo, quindi quanto massa magra, massa grassa, liquidi, eccetera, sono presenti in un dato momento nel proprio corpo, può essere utile per vedere effettivamente la condizione attuale a prescindere dal peso, per discostarsi un po' da questa paura della bilancia. Quindi, ok, lasciamo perdere il peso, la bilancia e il resto, vediamo come è fatto il corpo. Quindi, magari in questo modo si può capire che il tuo peso attualmente è tot, ma è fatto di questo, questo e quest'altro, in modo tale da fare riferimento a un singolo valore che poi unicamente il peso della bilancia non dà effettivamente la condizione vera della persona. Perché il peso oscilla continuamente, ad esempio se ci si pesa la mattina il peso è tot, se ci si pesa la sera o dopo aver già bevuto un mezzo litro d'acqua già c'è un mezzo chilo in più. Quindi effettivamente utilizzare questi strumenti è molto utile per conoscere effettivamente la verità del dato effettivo. Poi per quanto riguarda, appunto dicevi, per il fattore di come riconoscere i vari... I segnali Ok. precoci di questi disturbi. Allora, innanzitutto, appunto, una precisione che voglio fare è anche che spesso magari i genitori, ricollegandoci al discorso di prima, vengono da noi nutrizionisti portando i figli, spesso anche controvoglia, come primo approccio alla cura di tale disturbo. Non vedendo che effettivamente l'approccio nutrizionale è solamente una parte, ma il grande del lavoro è prettamente psicologico, quindi per questo non si può pensare di lavorare unicamente con una sola figura. Il nutrizionista deve aiutare a riapprocciarsi in maniera sana al cibo, ma non può fare assolutamente tutto il lavoro, quindi è importante sapere come bisogna approcciarsi soprattutto a livello psicologico insomma, a questi disturbi. Poi, in riferimento a come riconoscere vari segnali, spesso, delle volte può essere un inizio di disturbo alimentare anche il fatto di venire da noi, appunto, iniziare un piano alimentare che può causare un'insorgenza di un tale disturbo, perché magari la fissazione estrema al compiere un obiettivo di peso, eccetera, può portare all'insorgenza di tali disturbi. E questo si può vedere a casa, ad esempio, come verificando un calo di peso molto eccessivo, o al contrario, ad esempio, in riferimento all'anoressia nervosa, ma se parliamo per esempio di binge eating, si può trovare un aumento di peso in un arco di tempo molto ridotto, ad esempio. E quindi diciamo, queste oscillazioni di peso in breve tempo possono
possono essere un fattore di allarme. Inoltre, spesso si verificano dei meccanismi, come ad esempio il mentire agli altri sul cibo che si è ingerito, quindi il fatto di aver mangiato, non aver mangiato e anche cosa aver mangiato. O ad esempio quando c'è dei segnali di bulimia nervosa, quindi di vomito autoindotto, spesso dopo aver mangiato l'individuo va al bagno magari, quindi magari andare se ogni volta dopo aver mangiato, chiudersi al bagno, magari uscire anche con un po' di rossore in viso, può essere un'indicazione di vomito autoindotto. Quindi ecco, ci sono questi piccoli segnali. Un altro fattore che può essere un esempio è un eccessivo movimento fisico, il voler stare sempre in piedi o camminare in continuazione, voler fare in continuazione sport, può essere anche un fattore di allarme, o ce ne sono vari, anche il voler evitare di mangiare con altre persone, ad esempio, cercare di mangiare in maniera isolata, evitare di stare con gli altri. O insomma, momenti di feste e così via possono essere anche dei segnali per capire che qualcosa non va in questo momento. E quindi, insomma, ci sono varie cose che possono far scattare, insomma, l'allarme. Una cosa Perfetto. che mi viene in mente, ad esempio, potrebbe essere il fatto di voler cucinare in continuazione per gli altri, magari. Spesso riscontro che appunto mamme mi raccontano che le figlie continuano, cucinano in continuazione, ma non vogliono mangiare quello che hanno preparato, ma lo fanno unicamente per parenti e così via. E, insomma, quindi quando si vede che qualcosa cambia un pochino la regola, la normalità, ecco, che c'era stata in passato. Allora è meglio puntare un pochino di più l'occhio su questo. Perfetto, ma ci sono anche segnali psicologici, vero Marina? Sì, A cosa bisogna fare i attenzione? segnali sono vari e diciamo, in base all'intensità poi di questi segnali il disturbo è, diciamo, diventa poi più grave. Comunque quelli più comuni, oltre a quelli che ha già detto qualcuno, ne ha già detto anche Paola, giustamente. Abbiamo prima di tutto una modificazione del comportamento, del modo di pensare del ragazzo, della ragazza, ecco, comincia in qualche modo a variare diciamo, l'assetto delle cose che si pensano, oltre alla preoccupazione per il cibo, l'alimentazione, che è, diciamo, poi il primo movens di tutto. Cominciano a non essere più molto concentrati nelle cose che devono fare, molto distratti, cominciano, ecco, ad avere questa distrazione che diventa costante. Il pensiero si irrigidisce, cioè praticamente si ha una fissità sulle cose che bisogna fare, quindi si irrigidisce proprio. Nel frattempo cominciano anche le titubanze, le indecisioni, le incapacità di portare avanti le cose, si procrastina, e poi anche si avverte una modifica dell'umore, a tratti irritabile, a tratti depresso, e l'ossessività, questa che appunto qualche genitore ha subito evidenziato, che è praticamente e la necessità di tenere tutto sotto controllo, di tenere le cose tutte vicine a sé, quindi c'è anche la difficoltà poi a, cioè anche alcune situazioni anche di accumulo delle cose dentro la propria stanza, incuria però anche di queste, eccetera. E poi dei rituali chiaramente alimentari di cui ha già parlato Paola, che poi cominciano a essere più gravi quando inizia la persona a guardare il cibo appunto in modo fobico, a tagliuzzarlo, minuzzarlo, a farlo in tante forme, eccetera. In ultimo proprio voglio citare la distorsione dell'immagine corporea, che è una caratteristica molto importante, perché in realtà questa diciamo, andrà, diciamo, di pari passo con il disturbo, cioè la persona non riesce ad avere
un'immagine, diciamo, di sé che, cioè, ha un'immagine di sé distorta praticamente. Su questo si stanno facendo dei lavori interessanti da un punto di vista psicoterapico, diciamo che, diciamo, alcune di noi, ecco, fanno. Molto interessante perché in realtà dà dei risultati abbastanza eclatanti. Ecco, poi gli altri effetti potremmo anche dire che sono quelli della chiusura in se stessi, quella incapacità di andare verso gli altri, di intrattenere relazioni anche con l'altro sesso, diventa sempre più difficile. E infine quelli fisici che diventano anche importanti nella misura in cui inizia una malnutrizione grave, che è possibile comunque riconoscere in tempo, come diceva poco fa Paola, con la bioimpedenziometria, che è un ottimo strumento che non tutti utilizzano in modo corretto, ma che si può utilizzare in modo, come dire, in modo internistico, nel senso di fisico, ma anche di psicologico, aiuta tanto la persona a dirimere alcune immagini di sé, di come è grossa, di come è magra, e può andare avanti con maggiore, come dire, competenza, conoscenza di quello che effettivamente il proprio corpo va avanti. C'era anche un'altra domanda sui farmaci, mentre ci sono, magari Aspetta, brevemente. aspetta Marina, quella lì magari la affrontiamo dopo quando parliamo anche Ok. del trattamento. Farei invece una domanda prima a Chiara, poi a Maria Grazia. C'è stata rivolta una domanda: quando il figlio vive lontano, la figlia e il figlio vivono lontani, quindi non sono in casa, uno non può seguirli. Chiara, tu da figlia ti sei trovata in questa situazione, proprio fuori casa, hai vissuto questo problema. Che cosa potresti consigliare? Sì, beh, chiaramente non è facile seguire un figlio quando vive in una città lontana, però c'è anche da dire, ad esempio, che gli specialisti a cui mi sono rivolta mi erano comunque stati consigliati da mia madre, che si era informata per mio conto, cosa che magari io non avrei fatto. Con le maniere giuste me le ha consigliate, quindi anche se ero lontana, senz'altro in questo caso è stato Quali erano le maniere centrale. giuste con cui te l'ha consigliato? Ma non farmi sentire costretta, ma dirmi: guarda, mi hanno parlato di questo centro qui, questo è il numero, secondo me dovresti chiamarli. Chiedermi la settimana dopo: senti, ma ci hai pensato a chiamarli? Cosa ne pensi? Cosa ti sembra? Una volta, due, tre, senza farmi sentire costretta. Però alla fine, boh, chiaro che può funzionare, no? Cioè, non sto dicendo che per forza funziona, però insomma, in questo caso è stato Funziona. importante, o magari, non so. Organizzarsi di andare a trovare il figlio o la figlia ogni tanto, o di, se vuole, perché magari certi figli non vogliono, gli è più complicato, o invitarli a tornare a casa qualche giorno, o altrimenti mi ricordo mio papà viceversa mi scriveva, beh, anche mia mamma a dire il vero, anche quello comunque era un Quindi far modo sentire una per. vicinanza con le Sì, telefonate, esatto. con la presenza in qualche modo, Sì, far sentire comunque l'affetto. cose sono state utili anche se magari non toccavamo proprio quell'argomento lì, però comunque aiutavano, ecco. Benissimo, grazie. Maria Grazia, torniamo a te. Non solo con la domanda a cui ha risposto anche Chiara, c'è anche un papà di una ragazza che soffre di bulimia che chiede, ci ha chiesto aiuto, come ci dobbiamo comportare quando mangia tanto. E ti volevo anche chiedere, visto che la vostra associazione vi raggruppa altre, come le famiglie possono aiutare altre famiglie e magari se nella chat di Facebook puoi lasciarci una mail, un indirizzo a cui chi è interessato può chiedere informazioni o altro. Certo, intanto ecco, concludo il discorso ben fatto da Chiara e aggiungo solo che magari è importante anche, cioè c'è differenza
del figlio è lontano, anche se è lontano nel momento in cui magari ha già fatto un percorso, ha capito come funziona la cosa, eccetera. Anzi, a volte allontanarsi dalla famiglia potrebbe anche aiutare, no? A rendere ancora più autonomo il figlio. Se invece la persona ancora è proprio nel pieno del disturbo e non ha intenzione di curarsi, chiaramente per il genitore è molto difficile stare lontano dal figlio, no? Perché è pericoloso, eccetera. Per la domanda che mi hai fatto, sicuramente le persone, le famiglie che sono passate per questa esperienza, se si sentono poi di poter appunto condividerla con gli altri, io credo che sia veramente un valore aggiunto, no? Perché come dicevo io, ad esempio, ecco, ho deciso di aprire l'associazione proprio perché ho superato, grazie al cielo, abbiamo superato il problema, ma io come genitore personalmente non ho dimenticato, no? Nulla di quello che stato del dolore, della fatica, la sofferenza e tutto quello che dicevamo prima. Quindi ho pensato che poteva essere utile mettere a disposizione degli altri quello che avevo passato. C'è da dire però che è molto pericoloso mettersi a fare volontariato se non si è preparati in questo campo, perché alla base, per esempio, dell'inizio di un percorso fatto in terapia c'è un ascolto che deve essere fatto in un certo modo verso le persone che hanno un disturbo alimentare. Quindi bisogna che chi decide di mettersi in questo ambito sappia benissimo come approcciarsi. Per esempio, il primo colloquio che si fa con le persone che vengono in associazione è basilare. Quindi serve un ascolto che sia sicuramente non giudicante, un ascolto che sia empatico. Un ascolto che sia anche congruente, nel senso che tu devi esserci, devi stare davvero lì per la persona che hai davanti. Perché le persone che hanno un disturbo alimentare sono talmente sensibili che si rendono subito conto se tu li stai ascoltando o no. Quindi il volontariato nell'ambito del disturbo alimentare deve essere fatto da volontari preparati nell'ambito. Per quello che riguarda le famiglie, insomma, e come anche ci possiamo aiutare l'un l'altro, io credo che siano per esempio molto utili anche i gruppi di automutuo aiuto, no? Che non sono, cioè non ci sono dei veri e propri professionisti, c'è un facilitatore che diciamo coordina, però siamo un po' tutti sullo stesso piano, quindi c'è una condivisione del vissuto, il genitore non si sente unico detentore del problema e del dolore, ma si sente compreso dagli altri, no? In più può fare anche un altro passo, cioè passare da, diciamo, persona con il problema che porta lì l'esperienza e chiede aiuto a persona che invece aiuta anche gli altri e fa un certo cammino. E anche questo può aiutare, per esempio, il figlio che ha un disturbo alimentare, cioè vedere il genitore che non ha solo ed esclusivamente lo scopo del figlio e famiglia, ma riesce a fare anche altro, no? Toglie un peso al figlio. Volevo fare una piccola precisazione proprio perché, essendo genitore, magari penso che ci sono dei genitori che ci stanno ascoltando, no? La paura grossa che esiste in noi genitori è quando sentiamo dire, sentiamo parlare di cronicizzazione del disturbo. Quando si sente questa parola, ci fa paura perché si pensa che oramai non c'è più nulla da fare. È vero che se il disturbo è presente nella persona diversi anni è difficile uscire, però sempre bisogna far capire alla famiglia e a chi sta male che comunque sempre si può star meglio, no? Si può riuscire ad arrivare ad avere una vita che sia vita, che non sia più un sopravvivere, ma un vivere. Quindi cronicizzazione alle volte, ecco, noi genitori preferiamo pensarlo come un termine che serve ai professionisti per indicare che oramai è molto tempo che la persona sta male, però c'è sempre la speranza di poter venire fuori, assolutamente, con un buon percorso.
Perfetto, grazie. Adesso quindi affrontiamo il grande tema delle cure. Abbiamo visto che è un problema complesso e quindi serve un approccio che non sia semplicistico. Con Marina si parlava della necessità di un approccio multidisciplinare. Allora, Marina, io oltre a chiederti come affrontare questi disturbi, ti girerei anche le domande che ci hanno già fatto e che integrano un po' questa domanda, cioè quale approccio per i trattamenti, se per le famiglie è utile coinvolgere i medici di medicina generale, quindi che ruolo possono avere, come scegliere la cura minore, migliore, scusate, la cura migliore e se e quando fare ricorso ai farmaci. Sono tante domande in una, magari te le ripongo mentre parliamo. Allora, la prima abbiamo detto che il sistema di cura è multidisciplinare perché in realtà è una patologia complessa e non può trattarla un singolo specialista. Ecco, questo è chiaro. E quindi significa che gli specialisti chiamati in causa sono, diciamo, un internista, uno psicoterapeuta, lo psichiatra, che può avere una funzione di psicoterapeuta e che quindi diciamo supplisce allo psicologo, il nutrizionista, ecco, e poi in realtà è la famiglia l'altro diciamo elemento importante di questo cerchio, cioè la famiglia della persona col disturbo diventa parte anche integrante quando si va avanti nel trattamento. Diciamo, con l'esperienza, diciamo, terapeutica dei professionisti e con l'esperienza, diciamo, sul campo da parte dei familiari del soggetto. Ecco, io direi che questo è in primis. Poi, diciamo che da un punto di vista dei trattamenti, i trattamenti, diciamo, ci sono delle linee guida. Quindi i professionisti sanno perfettamente entro quali cornice devono muoversi, in particolare, diciamo, le terapie sono quelle più, diciamo, accreditate, le terapie cognitivo-comportamentali e le terapie sistemico-relazionali, la terapia della famiglia. Ecco, diciamo che sostanzialmente queste sono le psicoterapie. Da un punto di vista diciamo nutrizionale, come diceva bene Paola poco fa, si fa un lavoro interessante, molto bello a livello specialistico su questa presa di coscienza del rapporto col cibo, e quindi si fa una riabilitazione nutrizionale e psiconutrizionale. Quindi a un certo punto del percorso saranno insieme nutrizionista e psicoterapeuta a parlare di cibo con la ragazza, col ragazzo, e questo è anche un avanzamento nel grado del trattamento che viene fatto, diciamo, complessivamente. Stiamo parlando di trattamenti ambulatoriali in questo caso, quindi diciamo rivolti a situazioni, diciamo, di ragazzi e ragazze, di adulti e adulte che in qualche modo, diciamo, siano in una situazione, diciamo, non di eccessiva gravità. Però in ambulatorio, ecco, questo è anche il consiglio che io do a tanti genitori che hanno posto le domande, di cosa fare. Il primo impatto sia con l'ambulatorio territoriale, oltre ad avere la possibilità di, comunque spiegare al medico di base che c'è questo problema e che quindi insieme si potrà ricercare la persona giusta per il proprio ragazzo, per il proprio familiare. Marina, scusami se ti interrompo, ci chiedono un po' a integrare anche la tua risposta. Una persona ci dice che la figlia è seguita privatamente da una nutrizionista, una psicologa e una psicoterapeuta con un esborso importante di denaro. Ecco, il suo territorio non è predisposto dal punto di vista sanitario alla cura dei DCA. Come ci si può regolare in questi casi? E continua pure quello che ci stavamo dicendo. No, questo è il grande problema che abbiamo in Italia, quindi diciamo che non ho grandi soluzioni, però ho un grande desiderio
di fare, diciamo, per quel poco che io sono capace di fare, in quanto facente parte di due società scientifiche con le quali siamo in contatto, di cercare anche a livello nazionale di porre il quesito e cercare che a livello, diciamo, da nord a sud si possa realmente avere, come dire, il diritto anche di avere dei servizi completi su quattro livelli, o quantomeno nella propria regione. Questo sarebbe, e anche con Consulta Noi, questo è possibile anche provare a discuterlo, diciamo, per ripartire, perché non sono cose nuove, perché a livello, diciamo, anche di società scientifiche si sta provando anche ad avere contatti con alcune persone che possono essere in grado, a livello di ministero, anche di portare avanti queste cose. Quindi questo è un ambito sul quale anche come società civile, io penso, e anche questo il motivo di stasera è anche dedicato a questa, alla possibilità che ciascuno si senta, come dire, nella possibilità insieme di chiedere, di avere almeno a livello regionale un servizio, più servizi, quattro livelli di servizi che sarebbero l'ambulatorio, il day hospital, il reparto ospedaliero specializzato e una residenza sanitaria assistita, questi quattro livelli, averli almeno nella propria regione, senza andare e fare sempre il solito salto di regione da una parte all'altra, ecco perché non c'è dove andare. Purtroppo sul privato, io ho lavorato nel pubblico fino a qualche anno fa e so per certo che chiaramente il privato è molto oneroso. E quindi diciamo non c'è una soluzione su questo, se non si creino delle strutture pubbliche effettivamente efficaci e valide, insomma, per quello che è il bisogno che c'è realmente all'interno della nostra Italia, ecco. Inviterei inviterei sia te che Maria Grazia a inserire nei commenti Maria Grazia la mail o comunque qualche indirizzo a cui le famiglie che ti seguono possono rivolgersi. E te Marina, dopo magari quando hai finito di parlare, se c'è qualche centro o qualche indirizzo che può raggrupparne altri per dare delle indicazioni a chi nel suo territorio non ha un luogo in pubblico dove chiedere aiuto. Continua pure, Marina. Sì, no, niente, mi pare che l'altra, non so, l'altra cosa che chiedevate era quella della terapia farmacologica. Ecco, Esatto. la terapia farmacologica, diciamo che è l'ultima ratio in questa patologia, in linea di massima, soprattutto però in riferimento alla comorbidità, cioè alle patologie associate, che possono essere appunto disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbi ossessivi, il pensiero, disturbi del pensiero, quindi le distorsioni anche del corso del pensiero, allora lì magari vengono utilizzati farmaci e quindi praticamente serotoninergici nel caso di disturbi depressivi, anche dei disturbi d'ansia o anche nelle forme ossessive, ecco, questi un po' i farmaci non sono tantissimi, oppure diciamo i cosiddetti antipsicotici che servono un pochettino nelle forme più importanti, nelle forme più gravi. Ecco, ho avuto delle situazioni nelle quali, soprattutto in un caso di, per esempio, nei casi di bulimia nervosa, in cui c'era una ossessione per le proprie forme corporee, soprattutto legate appunto al peso. Quindi vomito, ossessività, quindi ossessività e compulsività. Allora, quando diciamo le situazioni sono più importanti, si può anche dare un farmaco che può migliorare, diciamo, la situazione. Ma sono, diciamo, situazioni che vanno viste caso per caso e non tutte necessariamente debbono essere trattate farmacologicamente. Benissimo, grazie. Chiederei invece a Paola, quando ci sono casi di malnutrizione per eccesso o per difetto, quali sono i rischi e se, diciamo,
ci può essere un tipo d'aiuto. C'era sempre quel papà che chiedeva come devo comportarmi quando mia figlia mangia tanto, tanti dolci. Allora, per quanto riguarda la malnutrizione per difetto, diciamo, i rischi sono molti, anche considerando l'età di insorgenza di tali disturbi che spesso si manifestano nell'età della prima adolescenza, quindi quando proprio il corpo sta iniziando a crescere e cambiare. Considerando che vengono a mancare tanti nutrienti, anche proprio a livello calorico, insomma, le calorie che permettono di crescere, spesso si manifestano vari problemi, quali ad esempio uno dei più importanti sono delle problematiche di osteoporosi, quindi l'osso proprio non ha la possibilità di crescere e svilupparsi in maniera adeguata, di conseguenza la statura tende a non crescere quanto dovrebbe e inoltre anche la qualità dell'osso diventa molto più fragile. Quindi anche poi in seguito, dopo vari anni, si può riscontrare effettivamente, si possono riscontrare queste problematiche. Un altro problema che si può manifestare è a livello muscolare, in quanto, quando si va in uno stato di malnutrizione, spesso, la prima fonte di energia che va a prendere il corpo in uno stato d'allarme è proprio il muscolo. Quindi, innanzitutto si parte dai muscoli, quelli diciamo meno essenziali. E si va a calare il quantitativo muscolare e fino ad arrivare a dei muscoli che servono proprio per il sostenimento degli organi, e quindi ci può essere un cedimento degli organi che poi comporta un loro malfunzionamento. Quindi anche questo è molto importante. E inoltre, un altro fattore è il rischio di amenorrea, quindi la mancanza del ciclo mestruale. Sia amenorrea primaria, quindi proprio il non manifestarsi della mestruazione, ma anche il blocco seguente delle mestruazioni. Perché appunto il corpo, essendo in uno stato di allarme, diciamo, tende a risparmiare il più possibile, quindi anche eliminando la mestruazione. E questo comporta anche degli squilibri ormonali che possono dare problemi in seguito. Infatti molto spesso in caso di amenorrea e malnutrizione, si manifesta un eccesso di ormoni, ad esempio più maschili, infatti c'è un eccesso di peluria, ad esempio si può riscontrare, o anche per esempio nel viso, nelle braccia, questo possono essere dei segnali che diciamo, ci possono essere un inizio di questi squilibri ormonali. Inoltre, andando in uno stato di malnutrizione perenne, si possono riscontrare anche i problemi a livello intestinale, in quanto l'intestino è come se si atrofizzasse e quindi con diciamo, il conseguire di questo stato malnutrizionale può comportare un malassorbimento e anche quando poi l'alimentazione viene reintegrata con altri alimenti e così via. Proprio l'intestino non riesce ad assorbire questi nutrienti e quindi diciamo, diventa un circolo vizioso perché anche assumendo i nutrienti adeguati poi non vengono assorbiti dall'intestino e lo stato di malnutrizione tende a continuare. Diciamo, questi possono essere alcuni diciamo, rischi che si manifestano in caso di malnutrizione per difetto. Mentre per malnutrizione per eccesso anche i rischi comunque sono vari e anche importanti possono essere. Ad esempio con un peso eccessivo si possono riscontrare delle patologie quali ad esempio diabete che poi possono portare a varie complicanze se non curate per bene, come ad esempio problematiche a livello renali. Inoltre, anche a livello cardiocircolatorio si possono innescare dei rischi, quindi sia a livello proprio della circolazione, ma anche come affaticamento cardiaco e così via, insomma, i famosi problemi dovuti all'obesità che creano molti rischi a livello della salute. Quindi, diciamo, in entrambi i casi non è un bene né uno né l'altro, bisognerebbe arrivare a un normo peso e soprattutto anche a livello di nutrienti è importante avere quelli giusti, perché non solo la quantità, ma anche la qualità alimentare è importante. Perfetto, grazie mille.
Stiamo avviando a conclusione di questa nostra diretta, abbiamo affrontato tanti temi importanti. Chiederei a tutte voi un'ultima parola. Allora abbiamo appurato che ci possono essere tante motivazioni diverse alla base dei disturbi alimentari, che se si interviene cogliendo quei segnali precoci che sono stati detti, si può guarire, per così dire, più in fretta, che non bisogna mai scoraggiarsi perché la cura c'è, esiste e può funzionare, bisogna soltanto avere pazienza, tanto amore e stare vicino ai figli, non in modo ossessivo o comunque non assillandoli con il cibo, ma volendogli bene. Questo può sembrare un po' banale, ma forse è la premessa. E il tema è tanto complesso, serve un approccio multidisciplinare per affrontarlo e per curarlo. Abbiamo postato nei commenti una mail e un indirizzo internet. Magari con Consulta Noi, che raccoglie tante associazioni, se uno non sa a chi rivolgersi nel proprio territorio, può scrivere e troverà qualche associazione, qualche persona di quel territorio che si è già trovata in una situazione simile, che potrà dare un consiglio, una mano, anche soltanto un sostegno. Quindi chiederei adesso un'ultima parola per il vostro proprio campo di studio o per la vostra esperienza. Comincerei con Marina. Niente, io mi venivano delle idee, però non le voglio mettere in campo adesso per non creare confusione, però penso che la cosa sulla quale veramente occorre lavorare è prevenzione, 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 che è la Cenerentola del Sistema Sanitario Nazionale. E dobbiamo provare seriamente a tutti i livelli a porre le questioni che riguardano questa patologia. Qualcuno diceva che bisogna fare in modo che non vengano esclusivamente trattati in ambienti psichiatrici, e questo posso anche capirlo, tant'è vero che l'ambulatorio nel quale io ho lavorato e che ho fondato era staccato, era pur essendo all'interno del Dipartimento Salute Mentale, era però aveva un contesto, ha un contesto staccato da questi ambulatori. Quindi diciamo che sostanzialmente questo non è in tutta Italia. Però la prevenzione è la prima cosa sulla quale bisognerebbe porre attenzione per fare in modo che veramente non si arrivi a situazioni gravi come quelle purtroppo che ancora esistono e possibilmente noi non vediamo neanche nei servizi ancora. Ecco. Perfetto, grazie. Paola, qua si è parlato più volte di una perfezione inseguita e mai raggiunta, anche perché spesso ci si ispira a dei modelli televisivi o comunque a delle persone che a volte sono sui social anche ritoccate. Ecco, come essere contenti di se stessi così come si è? Che consiglio ci dareste? Beh, appunto, come dicevi tu, spesso questi ideali non sono nemmeno reali perché appunto ritocchi e così via, poi rendono queste immagini perfette che in realtà non esistono. Quindi il consiglio che posso dare, appunto, nel principio della prevenzione è cercare non di essere perfetti, ma diventare la versione migliore di se stessi. Quindi questo non vuol dire cercare la perfezione, ma cercare di stare nel proprio corpo bene e sentirsi a proprio agio e anche belli, è pure giusto sentirsi insomma, apprezzati, ma non deve essere quella la cosa fondamentale. Bisogna stare bene con il proprio corpo e vivere in maniera serena il rapporto col corpo e col cibo, in maniera ecco, appunto preventiva che non porti a creare situazioni che poi possono portare a fissarsi su determinate situazioni. E poi un'altra cosa che volevo puntualizzare, appunto, è l'importanza a riconoscere preventivamente i piccoli sintomi iniziali che possono manifestarsi, perché spesso vengono sottovalutati, soprattutto all'inizio. Viene considerato un capriccio che fa la persona, quindi appunto magari i genitori
vedono che, che la figlia o il figlio, viceversa, si fissino troppo su determinati alimenti o situazioni, eccetera, considerandoli più dei capricci che vengono fatti, ma in realtà non è così. Non è una cosa che viene fatta apposta, ecco, non è una decisione presa, ecco, dalla persona, ma c'è tanto altro dietro, e quindi è importante, capirlo inizialmente e non sottovalutare. Benissimo, grazie. Chiara, grazie per la tua testimonianza, anche per averci ricordato che possiamo leggerla nel libro Fame d'amore. Cosa ci diresti per salutarci e per salutare anche incoraggiare le persone che ci seguono? Innanzitutto che, beh, questo è anche uno dei messaggi del mio libro, che scusate, è successo quello che immaginavo, Emma, vieni qui, Beh, abbiamo parlato di Emma, che adesso la conosceremo, ci fa anche piacere. Emma, vieni qui, no, non vuole venire qui, devo andare io da lei, scusate, no, che una cosa importantissima è la conoscenza da parte di tutti, in modo che anche chi soffre di questi disturbi possa affrontarli meglio. Sono convinta che avrei potuto vivere meglio questi disturbi se avessi sentito che attorno a me c'era una società che li capiva, che li conosceva. E questo purtroppo non è sempre successo. E quindi è questo innanzitutto il messaggio che vorrei lanciare. Grazie mille e vai da Emma e dalle un bacio da parte mia. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Maria Grazia, concludiamo con te. Le tue parole ci hanno emozionato, è impossibile negarlo. E chi se le fosse perse e chi avesse perso anche questo incontro può rivederlo sia su Facebook, che domani sul sito di cittanuova.it. Detto questo, Marina, diceva, ma non si potrebbe presentare, una richiesta al governo per chiedere più fondi? Io ti chiederei, così prima di salutarci, una parola di speranza e se questo che chiedeva Marina, cioè se è possibile chiedere più fondi, è una cosa fattibile. Allora, io condivido tutto quello che ha detto Marina e Consulta Noi sono anni che sta lavorando per questo, per poter avere in tutto il territorio nazionale le giuste cure per tutti. Purtroppo per il momento i disturbi alimentari sono un pochino il fanalino di coda di altre patologie perché non credo che si sia capito ancora a fondo che si tratta di una vera e propria epidemia sociale. Un'altra cosa su cui noi battiamo molto è appunto poter avere i fondi per creare queste strutture e il modo potrebbe essere quello di creare un percorso apposito, cioè nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza per i disturbi alimentari, cioè estrapolarli diciamo così, dall'insieme delle malattie psichiatriche e creare un percorso apposito per i disturbi alimentari. In questo modo potremmo avere i fondi economici per poter fare, cioè ogni regione sarebbe in un certo senso costretta a creare i centri. Fino a che questo non avverrà, il problema purtroppo continua a persistere. Ecco. Poi volevo anche, appunto, concordo con quello che diceva Paola. Di cogliere i segnali, no? I primi segnali, e quindi per questo noi, anche di Consulta Noi e tutte le associazioni familiari, battiamo molto sulla formazione, per esempio sulla formazione dei medici di base, dei pediatri, degli istruttori di palestra, di tutti quei soggetti che per primi potrebbero intercettare il problema e quindi arrivare presto alle cure. Sarebbe basilare. Ultimissima cosa che dico e che spesso la domanda che è quello che dicono i genitori è: ma non è più come prima? Ritornerà come prima? No, non si ritorna come prima, si va avanti, si cambia. La persona con un disturbo alimentare può fare un percorso e diventare una persona forte, una persona che davvero può riuscire a superare le difficoltà che gli verranno di fronte, che gli si presenteranno. Quindi non ritornerà più la figlia di prima,
ma sarà diversa con un equilibrio nuovo, lei e tutta la famiglia. Grazie mille, grazie a tutti quanti che hanno seguito in quest'ora e mezza intensa. E vi ricordo che il 15 marzo è la giornata nazionale del fiocchetto rosa. Bisogna sensibilizzare e diffondere informazioni corrette. Con le nostre fiocchetto ospiti... Fiocchetto Lilla, sì, scusami. Noi con le nostre ospiti lo abbiamo fatto. Quindi grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.